Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come le indiscrezioni sul rapporto coniugale di Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a tenere banco nel mondo del gossip. Adesso si arriva anche in camera da letto dei protagonisti e si scoprono rivelazioni su ciò che accadeva, o meglio dire, non accadeva, tra le lenzuola. Forse molti avrebbero fatto a meno di arrivare a tanto, ma ci ha pensato Alex Nucciatelli, a quanto pare amico molto intimo e fidato della coppia, a snocciolare ulteriori dettagli sul divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti. L'imprenditore difende a spada tratta l'ex calciatore, facendo intendere che Ilary si stia comportando da vera stratega, dichiarando a Turchesando, qui di amore, da una parte, non se ne parla più. Secondo me da parecchio. Gli orologi? Se Francesco ha denunciato una cosa così, che non è da lui, evidentemente è arrivato al limite della sopportazione. Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi anche in camera da letto. Alex Nucciatelli aggiunge particolari bollenti sull'ex coppia, ma parla anche di Noemi Bocchi, la nuova fiamma del pupone, sottolineando che i due stanno molto bene insieme, anche perché lei si sta comportando in maniera impeccabile, visto che finora non ha cavalcato l'onda mediatica, rilasciando interviste o facendo speculazioni. Su questo sono in sintonia, sono coesi. Specifica appunto il racconto del personal trainer romano rivela che Totti e Ilary si erano raffreddati da tempo sotto le coperte, o meglio, Francesco è molto focoso e caliente, ma vi faccio una battuta che mi disse lui, parecchi anni fa, au, ma questa torna da Milano e mi dice che c'ha mal di testa svela. Il presunto flirt con Flavia Vento. I particolari di Nucciatelli proseguono, anche se ammette che Francesco Totti non è stato proprio un santo. Non dico che Francesco sia stato totalmente un santo. Però in questi anni di tacito accordo, se lui avesse avute 10 frequentazioni e lei 2 o 3, e una pure longeva per anni, mi sembra più grave. L'uomo inoltre chiarisce anche la famosa vicenda, diventata ormai storia, legata a Flavia Vento. Come ricorderanno tutti i fan dell'ormai ex coppia Totti Blasi, la showgirl romana e l'ex calciatore finirono al centro del gossip per un presunto flirt. Lui si era visto con questa ragazza molto prima del loro matrimonio. Poi loro hanno mischiato le cose. Quindi c'è stato il flirt con Flavia Vento, ma prima che esistesse Ilary Blasi. Poi hanno ritirato fuori questa cosa quando gli faceva comodo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.